SS abito da sposa, sto correndo, traffico e pioggia permettendo, ad un atelier di abiti da sposa dove ieri una mia sposa è andata a fare le prove abito con la sua mamma. E allora, la sposa ha un carattere molto mite e anche spesso molto indecisa, mentre la sua mamma ha un carattere bello forte, è una donna molto decisa, per cui alla fine cosa è successo? Che la sposa ha provato qualche abito e alla fine si è trovata ad aver confermato un abito, ma quando è tornata a casa nel primo pomeriggio già aveva capito di aver fatto una stupidaggine, che quello non era l'abito per lei. Quindi adesso stiamo tornando all'atelier per parlare con la responsabile, sperando che possa annullare l'ordine ed eventualmente anche dare indietro la caparra, cosa che non è assolutamente scontata, perché una volta che la caparra è data non è detto che te la ridiano indietro. Quindi andiamo a parlarci sperando di trovare una persona ragionevole e colgo questa occasione per dirti di non fare un errore di questo genere. L'acquisto dell'abito da sposa è una cosa che va ponderata e quando lo confermi devi essere assolutamente convinta che sia quello giusto per te, perché non è un paio di ciabattine che, pazienza, ho sbagliato, non le metterò mai, è l'abito più importante della tua vita. Quindi non cedere alle pressioni di nessuno e confermalo solo quando sarai convinta. Se all'atelier ti mettono anche loro un po' di tensione, di agitazione, di fretta nel confermare, dicendo guarda che se non lo confermi adesso rischi di non trovarlo più, pazienza, se quando tornerai per prendere quell'abito scoprirai che non c'è più perché l'ha comprato qualche altra sposa, vuol dire che non era l'abito per te. Quindi sii un po' fatalista, affidati un po' anche al destino, però non fare questo errore, non confermare un abito se non sei super 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 convinta. Adesso io mi concentro sulla strada perché c'è un bel traffico. Mi raccomando, ciao!